È stata proprio una bella serata, dai. Però non pensavo gli facessero quello scherzo. La serata è stata bellissima, non pensavo la buttassero in piscina. Mamma, hai visto la mamma come l'ha guardato? La mamma, l'ha fulminato con gli occhi. Davvero, vabbè, dai, povera donna. Ma che povera donna? Fossi stato io l'avrei buttato in piscina pure lei. Beh, in effetti. Condoglianze, felicità. Ciao, eh. Ho detto ciao. Ciao. E quello? L'hai rubato tua mamma. Ho chiuso con gli smart. Perché? Ah, per i tuoi. Sì. Apprezzo, eh? Secondo me non duri. Perché non provi anche tu allora? Costruiscono le loro vite sui social. Si mostrano simpatici, divertenti, solari. Parlano soltanto dietro a uno schermo. Diventerei come loro. Come tutti, cazzo. Come tutti. Mostri tanto la tua simpatia su Instagram. Mostra un po' di coraggio, allora. Sai che c'è? Va bene. Trovami un telefono tipo il tuo. Andiamo, vediamo chi non ha il coraggio. E gli altri? Non si accorgeranno neanche che siamo andati. Thank you.
mandatici la tua sim. Ok. Dopo mi darai il cellulare. Ma no, tanto quello porto a casa. E se lo userai? Facciamo così. Io ora vado a fare la doccia. In questo lasso di tempo, tu starai seduto lì e cercherai di non usare il cellulare. Dai, facciamo così. Va bene? Va bene. Ok. È come se facesse parte di noi, una cosa istintiva. È una cosa che per molte persone è difficile da togliere. Molti senza telefono si sentono persi, vuoti. Ma come sarebbe la nostra vita senza? Michael? To hide a safe place somewhere in the woods, we can start a fire. Ciao Marco. Oh, ti andrebbe di fare una partita di calcetto? Dai, ti divertiremo. Siamo talmente tanto immersi dentro questo mondo che il solo motivo per cui hanno accettato è per la felicità di poter mostrare sui propri profili social quello che forse è aumentare il proprio ego. Allora io cerco gli altri ragazzi. Si dice che questi numeri e queste visualizzazioni, quando le vediamo crescere, sprigionano in noi endorfina, la stessa che riscontriamo durante un orgasmo o durante l'ingestione di certi cibi. La cioccolata, ad esempio, che ci fa star bene. Ma per quanto? Smettere di fare finta, dai!
sveglia. Zio, ci sei? Aspetta, sembra che stia riaprendo io. Sì, sì. Dici? Oh, oh. Ci sei? Oh, frate. Sì. Ah. Eccolo. Minchia. Guarda che spavento. Vabbè. E mo? Dai, tirati su. Sì. Niente, mo. Dai, su. Siamo dentro un nostro mondo che ci tiene fuori dalla realtà. Viviamo parti della nostra vita che non vediamo l'ora di pubblicare. Anzi, a volte ci troviamo a compiere determinate azioni della nostra vita per il sol gusto di poterle far vedere a tutti. Siamo più concentrati in quello che vogliamo mostrare piuttosto di viverci il momento.